quarta edizione di Onde Sonore, quest'anno con la novità che sarà sulla nuova ammiraglia Elio, la nuova ammiraglia di Caronte Tourist, e altra novità, c'è un direttore artistico che gestirà tutti gli eventi musicali, e sei tu. Sì, è una novità per Messina, perché nel resto del mondo ci sono tanti direttori artistici, come anche ci sono tantissimi artisti che lavorano, suonano, fanno arte in generale, ballano. Qui no, qui in Italia, poi figurati in Sicilia, siamo veramente ancora a un livello purtroppo negativo in questo senso. La Caronte è l'unica azienda che, soprattutto a Messina, che già è una zona un po' difficile, che sponsorizza, organizza questa manifestazione che non è una meteora, ma è già la quarta edizione, quindi puoi immaginare gli sforzi che stanno facendo per portare avanti e dare una continuità a questa cosa. Questa cosa che porta in primo piano la musica, ma in definitiva l'arte in generale. Tra l'altro quest'anno, non solo perché ci sono io, ma perché penso che sia una cosa giustissima, c'è anche della danza inserita nel programma. Ci saranno dei gruppi danzanti, uno che richiama un po' la tradizione, la danza del ventre, no? E un altro che è un gruppo di danza western, che è una novità assoluta per Messina. Nel resto della Sicilia, Catania ad esempio, funziona abbastanza bene. Quindi mi piace portare questa novità qui, in questa manifestazione e in questa città. E, direttore artistico è parola grossa, io sono un musicista. Questa manifestazione l'anno scorso ho fatto la prima e la seconda edizione, sì. Con un gruppo di blues, sì. Il quale giro da tantissimi anni, e mi sono calato in questa dimensione e ti devo dire non mi trovo male, anche perché le mie conoscenze sono degli artisti con la A maiuscola, e non è stato difficile trovare qualcuno che potesse, diciamo, dare un taglio di personalità a questa rassegna, a questa manifestazione. Sei direttore artistico, ma ci farei ascoltare anche qualche tuo brano? Ecco, il fatto di essere direttore artistico mi limita in questo senso, nel senso che ho deciso di non inserirmi nella lista degli artisti che suoneranno, perché secondo me uno deve fare una cosa, la deve fare bene. Fare tante cose e farle così non è nel... per come penso io che si possano fare le cose. E ho già suonato sulla nave, l'ho fatto due volte, figurati. Per me è un piacere, un onore far suonare altri artisti, e magari questa cosa avrà un futuro anche in seguito, e magari potrà essere anche madre di tante manifestazioni figlie che nasceranno in giro. Potrebbe essere una cosa fantastica, un sogno, non solo per Messina, per la Sicilia in generale, perché ci sono degli artisti incredibili che veramente neanche, di cui non conosciamo neanche l'esistenza, e poi anche prendere come un cancro positivo tutta l'Italia e far rinascere l'arte in questo paese dove veramente siamo ritornati in preistoria. Quarta edizione di Onde Sonore, quest'anno appunto con le novità che si svolgerà all'interno della nuova ammiraglia di Caronte Tourist, c'è anche un direttore artistico, quindi un'iniziativa che sta crescendo col tempo. Sì, Onde Sonore torna, e se non temessi di essere eccessivo mi piacerebbe dire a grande richiesta, nel senso che comunque si è creata una grande attesa per via di diverse novità. Quelle due che sono state citate non sono le sole. La prima novità importante, mi pare di poter dire, è la location di questa conferenza stampa. Noi siamo ospiti di questo posto straordinario e magico che è la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea della città metropolitana, e ci piace pensare, insomma, che noi con Onde Sonore facciamo cultura a partire da dove allochiamo le nostre conferenze stampa. Poi, detto questo, sì, insomma, è una edizione alla insegna delle novità. Siamo a bordo della Elio, una nave che ci invidiano da parecchie parti del mondo, e ne siamo orgogliosi, e i cittadini potranno scoprire così la bellezza anche architettonica di questa nave. Siamo certi che apprezzeranno il programma, che è un programma fortemente innovativo e originale, avremo delle serate a tema, insomma, d'altra parte ognuno deve fare il suo mestiere, abbiamo scelto un direttore artistico proprio per questo, e poi alla fine, insomma, non da ultimo ricordo che le finalità sono benefiche, perché i proventi di tutte le serate e delle feste dei bambini che terremo in due domeniche, una a dicembre e una a gennaio, andranno in favore di un'associazione che in questo caso è il Comitato Liberi dalla Meningite, a cui peraltro ci sentiamo particolarmente vicini. Il costo dei biglietti? I biglietti costeranno 2,50 euro per le feste dei bambini e 5 euro
per gli spettacoli delle serate. Naturalmente il biglietto da 5 euro dà il diritto di rimanere a bordo per tutta la durata dei concerti, quindi solo per un'andata e ritorno della nave. E insieme ai 5 euro, diciamo insieme al biglietto, con i 5 euro i nostri ospiti riceveranno anche una flutta di spumante per benvenuto e ben augurale. Lorenzo Matacena, un po' il papà di questa nave, di questa nuova ammiraglia di Caronte Tourist, proprio perché ricordiamo è stata, diciamo, il nome ha un significato ben... Il nome ha un significato perché la nave, diciamo, porta il nome di mio nonno, e quindi diciamo io più che il papà sono tra virgolette il nipote della nave. E la nave non ha evidentemente un solo padre, è merito di tutti quanti. Io mi sono limitato a portare un'idea in azienda e poi dopo tutti quanti insieme l'abbiamo sviluppata, quindi diciamo se ha questa nave non ha un padre ma ne ha almeno una decina. Bene, questa manifestazione che continua a crescere è una versione ancora più bella, un programma ancora più intenso. Quest'anno su una nave ancora più bella rispetto agli anni precedenti, speriamo che i nuovi saloni possano ospitare così come negli anni scorsi, diciamo, molte persone vengano a vedere i nostri, diciamo, concerti. E niente, è una diciamo, attività che ci appassiona. A me personalmente la musica piace moltissimo e ho visto che quest'anno il programma è molto intenso e personalmente me ne sono segnati un paio, spero di andarli a vedere. E poi il fatto che comunque il ricavato sia dato in beneficenza fa onore a noi, perché fa onore alle persone che vengono a vedere, diciamo, gli spettacoli. Noi come tutti gli anni, oltre che devolvere in beneficenza l'incasso, lo raddoppiamo, quindi noi normalmente, diciamo, quello che viene raccolto a bordo della nave viene raddoppiato dall'azienda e poi dopo dato in beneficenza. Quarta edizione di questa bellissima manifestazione che oltre a divertire le persone ha anche uno scopo benefico, certo. Vi fa onore come azienda e quest'anno in più la location è nuova e anche molto bella. È appetibile, io penso che la gente avrà piacere, tutti, di venire a vedere questa nuova nave che verrà utilizzata sul servizio sullo stretto di Messina. L'iniziativa che noi con moltissimo entusiasmo, dico noi, Tiziano Minuti, Max Carruba, organizzano con bravissimi e che noi facciamo con un grandissimo entusiasmo, è una cosa che a noi impegna, però diverte molto, è una cosa propositiva, è una cosa positiva e abbiamo piacere che tutti partecipino, quindi con questa occasione possono vedere la nave, passare un pomeriggio diverso dagli altri sapendo che c'è anche uno scopo benefico, perché l'incasso utilizzato verrà dato in beneficenza come ogni anno. È una edizione all'insegna delle novità. La prima novità, mi piace dirlo, anzi sono onorato di dirlo, è la location che ospita questa conferenza stampa, questo posto bellissimo, magico, che è la Galleria dell'Arte Moderna e Contemporanea della città metropolitana di Messina, che è appunto intitolata al compianto Lucio Barbera, noto giornalista critico d'arte. È un posto davvero magico. Ci piace pensare che così, diciamo, siccome anche un po' presuntuosamente pensiamo che questo nome sia una manifestazione culturale, perché la cultura può anche partire dal basso e da manifestazioni, insomma, un po' meno pompose di quelle a cui abitualmente siamo sottoposti, si possa fare cultura anche partendo dalla scelta dei luoghi in cui organizzare manifestazioni come una conferenza stampa.